Faccio vedere la mia. Let's go! Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi dove siamo non ci interessa, perché ci interessa che cosa faremo, le vedete queste due puttanelle? Ecco, faranno dei percorsi che io non saprei fare. Ma sapete cosa farò? Li urlerò, li motiverò, li testerò dentro nell'animo, fino a farli piangere, a farli diventare degli uomini. Quindi, let's go! Avete mai visto Anterix Hunter? Quell'anime in cui gente si sfida tra di loro per avere la licenza? Bene, non c'entra un cazzo. Adesso siamo qui sul primo ostacolo, il Weaver. Il Whisper, o come cavolo si chiama, ma a noi non ci interessa. Te lo spiego terra a terra, uomo a uomo. Devi andare su e giù come un lombrico, su e giù, e no, birbante, non devi pensare a quello. Queste sono barre d'acciaio, questi sono uomini, forse forti, forse no. Tu sei il soldato Biancaneve. Vedremo, lo scopriremo assieme, come funziona la sfida. Su e giù, come avevamo detto prima, bravo. Nel minor tempo possibile. Chi prima arriva, meglio alloggia. Allora, let's go, let's go. Posso fare un apprezzamento, sì, su quanto è sexy il nostro istruttore? Esatto, guardatelo bene. Pazzesco. Fai un movimento sensual, ti prego. Se da bambino se da bambino avessi visto una rivista con te sopra. Siete pronti? Oh no! Siamo pronti! E questo lo chiami un urlo? Siamo pronti! Urla che tu, fratello! Mi fate cagare! Mi fate cagare! Siamo pronti! Ecco, così lo fai. Siete carichi o no? Siete carichi! Tu non mi convinci! Tu sei già una merda per me! Let's go! Guarda Marco, l'agilità di una gazzella! Tu cosa sei? Un lombrico in mezzo alla terra! Andiamo! Più veloci! Voglio qualità! Velocità! Marco lo chiamavano Flash e te invece chiamano Lurido Brady, un po' di merda! Che illusione! Non lo vedo! Che stecca ho preso! Come ti sembrava questa performance? Allora, innanzitutto che ti togli la maglia, fai già lo sborone. Ok? Allora, tu hai presente quando vai a casa? Gioca alla Play 3 ore, tua mamma ti trova là, ti aveva lasciato la mattina là. Sei ancora a giocare alla Play, dice mio figlio, cavolo, è un tossico fallito. Ecco, è la sensazione che ho provato io guardando un uomo! Cazzo vuoi baciarmi che sei così vicino? Cazzo ti avvicini! Ok, vediamo se sarà più uomo nella prossima. Lo spero per te, capito? Secondo ostacolo. Salto ad ostacoli. Ostacoli alti 2 metri. Semplice, intuitivo. Sgargiante, un po' di musica brasiliana. Per motivare questa merda che ha fatto cagare. Quindi let's go! Cammina! Mia mamma lo faceva un braccio, se era qua! Carica! Farti raggiungere! Vuole trascinarti nella debolezza! Let's go, bambole! Let's go! Ti ha fottuto in un istante così! Ok. Ti è piaciuto! È stata dura, raga! Brava, hai sfruttato il salto a tuo vantaggio. Ti sei buttato giù dall'ultimo. Mi sono lanciato giù come un bastone. C'erano regole. E ci vediamo alla prossima. Cazzo. Terza sfida, ragazzi, siamo arrivati. Che cosa consiste? Non mi afferra così, ma invece devono trascinare le slitte. Prendi la slitta pesante, portala in fondo, torna, vince chi con la slitta supera questa fantasmagorica immaginaria linea. Cazzo guardi! Minchio guardi! Che minchio guardi! Te coglione, pronti! Vostra madre fa anche figli veloci, ma sono sacchi di patate! Let's go! Sei fiero di me! Let's go! Mi ha ancora addosso, cazzo, mi scopo te! Qualcuno oggi mi sta dando delle delusioni. E sei tre. Brutto fariseo, bastardo. Che devo dire? Marco sta vincendo. Tu non devi dire nulla. Sono il tuo preferito. Forse. Si sta battendo ferocemente.
Adesso siamo alla quarta sfida. Il gioco si fa molto più interessante. In che cosa consiste? Un percorso dove saranno delle scimmie. Lo faranno singolarmente, terremo il tempo. Non dirò il tempo all'altro, così l'altro non ha quella al culo. Quindi partiamo. Quarta sfida. In vantaggio il leone, in svantaggio la merda. Io mi tolgo la giacca, ma non mi tolgo il berretto, ok? Sì, signore. Sei pronto? Sono pronto. Parti! Devi essere una gazzella! Una gazzella del cielo! Ok, non un sacco di patate, Jack! Velocità! Velocità, agilità! C'è una delusione! Tuo padre torna a casa, ti guarda e poi capisce che deve andartene a comprare le sigarette e non tornare mai a casa perché fai cagare! Allora, sai fare solo questo? Cazzo, sei una ballerina di pole dance! Andiamo avanti, Jack! Sono tuo cazzo di grillo! Stop. 37 secondi! Io direi che 36 secondi! Sei pronta? Allora qua si chiamano leone! Si bagni di questo nome! Un animale maestoso! Ma invece qua vedo soltanto un utile lombrico pronto a mangiare la mesa degli altri animali! Sei lento! Non sei grazioso! E cadi! Cadi come un fallito! Ti cavalco, leone di merda! Ti cavalco! Ok, dai, facciamo l'ultimo adesso. Batti, faccio il gioco. Ho capito una cosa! Che i miei occhi non incroceranno più! Quelli di Marco sarà come Johnny Depp! In tribunale con Amber Heard! Guarderò in basso quando ti parlerò, Marco, hai capito? Perché mi hai deluso! Sei caduto come la merda di un elefante nel fiume che scuote le acque! Bravo, Jack! 2-2! Sono pari, una sfida ardua, sentita, sudorifera! Ora che cosa faranno? Diventiamo ancora scimmie! Anello, 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 anello e torniamo indietro! Ok? Camminiamo avanti e indietro come un'aragosta, quindi! Let's go, perché sono pari e qualcuno qua deve vincere e fare piangere l'altro! Siete pronte? Ce la fanno piangere! Bene! Marco! Come ci si sente quando la ragazza che ami non ti appartiene? Che cosa devi fare per averla? Che cosa non hai dato? Io non lo so! So soltanto che devi andare avanti! Devi superare il dolore del tuo cuore! Devi dare di più! Chiederti di più! Perché questa delusione ti permetterà di raggiungere il vero amore della tua vita. Quindi Marco, vai, andiamo! Di più! No! Si mette prima il latte o i cereali? Cereali. Io mettevo prima sempre i cereali. Dai, poi cereali. Giacomo! Andiamo! Dimostrami chi sei! Io so che persona sei! Sei quello che si lava le mani prima di entrare in doccia! Sei quello che mette il latte e poi i cereali! Allora, tu guardavi le Twix, le Trix, quel cazzo che erano! Oh no! Dimostrami che sei più di così! Dimostrami che sei un ragazzo giovane, prestante! Dimostrami che sei pronto a uccidere il leone! Quindi ora starò zitto e ti darò l'orgoglio, il privilegio di vincere in silenzio contro il re della giungla! Che parlano in corsivo! O stai facendo robe da masculo? Dai, Jack! Balla che l'ho presa! Ma che cazzo sei, una ragosta che torna indietro! Balla quella presa! Balla quella presa! Balla
quella presa! No! No! Se! 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 No! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Andiamo! Che mangi merda! A Dubai ti pagherebbero, sappilo. Mi chiamano Stercolano, come si chiama? Come ci si sente? Marco ti ha messo a quattro zampe? Ti ha avvicinato? E tu in silenzio, fingendoli piangere, hai goduto? Perché ti ha fottuto nell'anima! Ultima sfida, devono portare lo pneumatico più avanti. Chi supera la bandiera vince, la mia voce è distrutta perché qualcuno è stato una delusione di Dio. Andiamo, ultima sfida. Carichi! Mi fai battere da un calistenico! Sì! 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 Mi sono bagnato, come inaspettato! Ciuf, ciuf! Questo è il treno della non devolenza! Ciuf, ciuf! Pezza di merda! Questo è il treno della non devolenza! Ah, sì! 12 seconds later. Un uomo che ha vinto su un leone! Commentate, iscrivetevi al mio, al suo canale! A tutti! E come ci si sente essere una merda, Marco? Nello stesso modo in cui ci si sente a non avere più la voce per aver fatto due urli. Oh, io non ho fallito! Complimenti, Jack! Grazie, va bello. Grazie. Got this far, I go hard, let God take control.